Salve a tutti da Davide Zhang, benvenuti in questo tutorial. In questo tutorial vedremo come ritoccare le nostre foto, quindi foto sovraesposte e sottoesposte, tratteremo in questo tutorial. Allora, la prima cosa che vi serve è Photoshop. Quindi avviamo la nostra applicazione. Andiamo a prendere il nostro file. Vi consiglio di avere appunto di scattare in RAW in condizioni pessime per avere un maggior controllo della scena, quindi abbiamo maggiori informazioni perché il file RAW è un file che non è stato compresso, quindi ha tutte le informazioni che è riuscito a prendere in quel momento. Allora, andiamo ad aprire il nostro file, in questo caso abbiamo questa foto. Come potete vedere, questa foto è sottoesposta, non di tanto, sarà un stop nemmeno, è sottoesposta comunque. Come potete vedere, anche ha un rumore, ecco, come potete vedere qua tutti questi puntini, ha anche tanto rumore perché è stato scattato a ISO di 10.000, che è abbastanza tanto su una macchina full frame, ma su una crop è impossibile scattare con questi settaggi perché si otterrebbe un rumore assurdo. Allora, praticamente dobbiamo giocare con dei settaggi, con tutti questi settaggi che abbiamo qua. Quindi andiamo intanto ad alzare l'esposizione. Non dobbiamo alzarlo mai troppo perché, come potete vedere, sennò sarebbe troppo facile ritoccare la foto. Alzeremo solo questo e saremo a posto, ma in realtà, come potete vedere, abbiamo un rumore assurdo nel background e una tinta viola. Quindi dobbiamo giocare con tutti i settaggi. La prima cosa che farei è alzare leggermente l'esposizione, non troppo, perché sennò il rumore inizia a mostrarsi. Il contrasto non consiglierei di toccarlo, perché non avrebbe nemmeno tanto senso. Possiamo alzarlo di poco, ma non ha tanto senso. Poi possiamo giocare sulle luci, come potete vedere. Queste sono le luci di riempimento, anche qua in questo caso alziamo leggermente. Possiamo alzare anche le ombre volendo, quindi possiamo vedere dietro sul background, ma non dobbiamo mai alzarlo troppo perché abbiamo un rumore assurdo. Quindi lo alziamo leggermente. Poi possiamo giocare sui bianchi, quindi in generale. E giochiamo un po' con questi settaggi. Quindi andiamo a vedere, andiamo a effettuare uno zoom. Ok, come potete vedere il rumore è abbastanza presente, quindi andiamo a cercare di limitare il più possibile il ritocco dell'esposizione, ma andando a giocare con le luci di riempimento. Anche con i neri volendo, e alziamo anche leggermente le ombre. Come potete vedere, di dietro c'è in sfondo c'è molto rumore, si nota benissimo anche qua. Possiamo inoltre modificare la temperatura del colore se per caso la nostra macchina ha sbagliato settaggio oppure se l'ha impostata in manuale come faccio io. Andiamo a scegliere. Poi possiamo ridurre il rumore, ma se andiamo a il rumore appunto si diminuisce con luminanza. Come potete vedere, ora come ora dovrebbe essere così, ma avendo già questo settaggio acceso, il rumore si è un po' ridotto. Quindi principalmente il rumore sarà così, dopo quei ritocchi che abbiamo fatto qua davanti. Quindi andiamo ad alzare la luminanza, come potete vedere. Riduce il rumore, sì, ma abbiamo, come potete, non so se riuscite a notare, ma l'immagine risulta molto morbida e sfocata, si può dire sfocata. Quindi andiamo a portare su una.
un settaggio mediocre, quindi non andremo a togliere tutto il rumore, ma una parte. Che qua ci siamo. Come potete vedere, il rumore già è ridotto. Poi possiamo andare a correggere la vignettatura. Anche qua l'avevo già accesa, essendo una si era salvato con il mio precedente ritocco. Quindi, come potete vedere, il mio obiettivo di serie ha una leggera vignettatura negli angoli. La vignettatura è questa. Negli angoli praticamente l'immagine diventa più scura. Quindi andiamo ad alzare questo settaggio. Come potete vedere, la luminosità. Eccola, per mostrarvi meglio la vignettatura. Questa sarebbe la vignettatura. Andiamo ad alzare questo settaggio e proviamo a far combaciare il più possibile la luminosità di qua con questa parte. Direi che più o meno ci siamo. Poi qua abbiamo altri effetti, tipo sulla granulosità, che questa è quella aggiunta in post-produzione. Non so se riuscite a notarlo. Ma a noi non ci serve se non volete avere degli effetti tipo mosaico, quindi se volete avere la rumorosità andate ad alzare questo settaggio, quindi togliete la luminanza. E direi che per questa foto più o meno è stata ritoccata bene. Vi mostro il prima e il dopo. Questo è prima e questo è dopo. Come potete vedere, la differenza è parecchia. Questa è molto più luminosa, corretta esposizione, mentre questa era tutta sottoesposta. Ora vi farò vedere invece un'immagine sovraesposta, in questo caso questa, che potete vedere da questo grafico, è molto sovraesposta. Anche guardandolo così si capisce subito che è sovraesposta. Andiamo ad effettuare uno zoom. Allora, qua invece direi che con le luci bruciate, ad esempio qua, anche se non è in modo esagerato, ritoccarla è un po' più difficile. Andiamo a provare a darci un settaggio automatico, ma come potete vedere non funziona mai il settaggio automatico. Questo, a posto di sottoporre la foto, la sovraesposta è ancora di più. Andiamo a metterla in predefinito e andiamo a ritoccare, come potete vedere, l'esposizione. Poi possiamo anche da notare questa parte. In questo modo, questa sarebbe una zona bruciata, i dettagli non ci sono più, e così i dettagli tornano, anche se in una maniera parziale. Stessa cosa per le ombre, possiamo alzarle e scurirle. Non so se notate la differenza. Guardate questa zona della bottiglia. Andiamo ad alzare ed abbassare. In questo caso direi di lasciarlo un po' alto, quindi effettuiamo il zoom all'indietro, zoom, e qua possiamo anche in generale modificare la luminosità dei bianchi. In questo caso lo alzerei ulteriormente perché è un po' grigiastro. Stessa cosa per i neri, possiamo scurirli e aumentare la luminosità. Quindi qua scuriamo, possiamo diminuire ulteriormente l'esposizione. Direi che più o meno questo è il settaggio giusto. Da notare queste due icone, come potete leggere, avvertenza ombre in eccesso, avvertenza per luci in eccesso. In questo caso abbiamo tutto bianco, quindi vuol dire che la foto è correttamente esposta. Qui anche qua possiamo andare a dare i stessi settaggi, la rumorosità, la granulosità, come lo chiama Camera Raw, io lo chiamo più rumore. Questa qua ovviamente è sempre quella aggiunta in post-produzione.
correzione lente automatica. Non so se si nota. Viene corretta leggermente la distorsione, perché una foto RAW non ha le correzioni, quindi qua possiamo anche correggere, come vedete, è leggermente inclinata e distorta, quindi andiamo a correggere automaticamente, si può fare, perché automaticamente il file RAW salva con che macchina è stata scattata la foto. Come potete vedere, Canon 6D. Su FireRAW, che dovrebbe esserci anche, non si visualizza, ma l'informazione c'è, ve lo assicuro, perché se no non si applicherebbe nemmeno l'impostazione automatica. Anche qua vignettatura, stessa storia, come potete vedere la vignettatura c'è, essendo FireRAW non viene corretta dalla macchina. Se fosse stata scattata in JPEG dovrebbe essere automaticamente corretta. Provo a farvelo vedere. Infatti, da notare la differenza, da notare negli angoli. Vediamo se riesco a farvi un'idea. Qua, come potete vedere, all'improvviso si scurisce leggermente, qua invece non c'è proprio. Quindi, qua all'inizio avevamo luci bruciate, qua un po' di meno, ma non ce ne sono sempre bruciate. Allora, proviamo a. Quindi correggere la vignettatura, alziamo questo parametro fino a quando non mi sembra giusto. Direi che più o meno ci siamo. E ora vi farò vedere la differenza tra quella di prima e dopo. Come potete vedere, qua in generale l'immagine era troppo sovraesposta. Qua abbiamo un po' più di dettagli, soprattutto qua dietro. I dettagli li abbiamo recuperati un po', anche se erano fuori fuoco, quindi abbiamo questa sfera di luce che la chiamano bokeh. Se avevo usato un diaframma molto chiuso, quindi secondo me riusciremo a recuperare buona parte delle informazioni. Ovviamente questa tecnica più o meno funziona su tutte le tipologie di foto. Bisogna giocare con i settaggi, bisogna capirli i settaggi, non è che si può fare al primo colpo, quindi bisogna giocare con i settaggi. Proviamo a fare un zoom. Ecco qua. Bisogna giocare molto con i settaggi. Una volta che avrete capito i settaggi, sarà un gioco, appunto, sovraesporre, cioè correttamente esporre le vostre foto sovraesposte o sottoesposte. E direi nient'altro. Per questo brevissimo video, di come ritoccare le vostre foto sovraesposte e sottoesposte. È tutto, mi raccomando, seguiteci su 4Mobiles, iscrivetevi sul nostro canale, seguiteci sui vari social network. Un saluto da Davide Zan.